Imitazione di Cristo, Libro Terzo, Capitolo 55, Terza Parte. La corruzione della natura e la potenza della grazia divina. O grazia beata, che fai ricco di virtù, chi è povero nello spirito, e fai ricco di molti beni, chi è umile di cuore, vieni, discendi in me, colmami, fin dal mattino, della tua consolazione, così che l'anima mia non venga meno per stanchezza e aridità interiore. Ti scongiuro, o Signore, che io trovi grazia ai tuoi occhi. La tua gloria mi basta, pur se non otterrò tutto quello cui tende la natura umana. Anche se sarò tentato e angustiato da molte tribolazioni, non temerò alcun male, finché la tua grazia sarà con me. Essa mi dà forza, guida e aiuto, vince tutti i nemici, è più sapiente di tutti i sapienti. Essa è maestra di verità e di vita, luce del cuore, conforto nell'afflizione. Essa mette in fuga la tristezza, toglie il timore, alimenta la pietà, genera le lacrime. Che cosa sono io mai senza la grazia, se non un legno secco, un ramo inutile da buttar via? La tua grazia, dunque, o Signore, mi preceda sempre e mi segua e mi conceda di essere sempre pronto a operare. Per Gesù Cristo, Figlio tuo. Amen.